Quest'oggi a Tadà è un po' come un viaggio tra gli scaffali. Dallo scaffale arte e spettacolo passiamo allo scaffale che ci sono anche, lo scaffale che c'è anche in molte bibliocop, che è quello relativo a Toscana da leggere. E oggi abbiamo due autori di un libro straordinario il cui titolo già mi fa sorridere, perché riguarda la storia di un quartiere che è considerato ed è stato ripreso dalle maggiori riviste, anche dal New York Times, pensate un po', come uno dei quartieri più cool, proprio questo è stato l'aggettivo, e quindi uno dei quartieri più modaioli che ci sono proprio al mondo addirittura. Stiamo parlando di San Frediano, famosissimo già da anni or sono per anche la letteratura legata al quartiere, per la storia, ma forse non conosciuto dai più per quello che ha rappresentato in un particolare periodo storico, scusate il gioco di parole, mi sono un po' ingrippata, che appunto è quello della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra. E allora, per ovviare a questo problema e a questa grande curiosità, ci hanno pensato loro due, che sono Francesca Tofanari, ciao Francesca, benvenuta, ciao Francesca, e Matteo Poggi, che hanno scritto questo libro molto molto interessante, Sassaiole e Capi Rotti. E poi sotto cosa c'è scritto, Matteo? San Frediano prima del cool. Ecco, prima del cool. Perché esiste tutta una tradizione, esiste tutta una storia legata al celeberrimo quartiere fiorentino. Inizia tu e poi mi concentro, certo, su Francesca. Perché praticamente è successo questo, come certamente saprete, qualche anno fa su una delle riviste più importanti al mondo, la Lonely Planet, è uscito che San Frediano di Firenze è il quartiere più cool del mondo, intendendolo per il quartiere più modaiolo, con ristoranti più alla moda e quant'altro. In realtà la storia di questo quartiere dell'Oltrarno di Firenze è la storia di un quartiere più povero e malfamato della città. Ancora negli anni 50 le persone, le brava gente, perché c'era brava gente in San Frediano, quando emigrava, perché per loro era emigrare, in altri quartieri, si vergognavano di dire che erano di San Frediano perché non faceva curriculum, non faceva... Insomma, non era, era disdicevole, diciamo, ecco, così. Pensate un po' come sono cambiati i tempi e come sono cambiati anche i gusti delle persone e come poteva essere visto diversamente questo quartiere, che poi è diventato un quartiere centrale anche della movida fiorentina adesso, se vogliamo, perché tutti i ristoranti, o comunque ma la maggior parte dei quali, quelli più famosi a Firenze, sono proprio adesso nel quartiere di San Frediano. Altri locali, insomma, sono stati aperti. È un posto che è diventato un po' una sorta del cucchiaio d'argento fiorentino, perché ci sono anche i maggiori, appunto, ristoranti anche nuovi, innovativi, quindi tradizione mista appunto innovazione. E invece prima c'erano le sassaiole e i capirotti, è vero Francesca? Ma sti capirotti che sono? Che è un po' inquietante, eh? Allora sì, abbiamo giocato un po' nel titolo mettendo i capirotti vicino alle sassaiole, perché uno pensa che sia il caporotto, come si dice a Firenze, per via delle sassaiole. Per via delle sassaiole, chiaramente, cioè... che poi ci mettevano un cerotto, perché andavano alla... c'era un medico lì in Piazza Tasso, che in realtà era un medico che si occupava di malattie venere, però andavano tutti i bambini, gli piazzava un cerotto sul capo e andavano via. Invece i capirotti sono le arance di terza scelta, le arance un po' marcite, che venivano tagliate e poi vendute alla parte buona. Queste arance, noi facciamo riferimento a questa mora, che è questa che abbiamo anche, che abbiamo questa signora che abbiamo in copertina, che aveva il banco di frutta e verdura proprio a San Frediano e andava a comprare la frutta e la verdura a Sant'Ambrogio, perché allora si andava al mercato di Sant'Ambrogio. E naturalmente i primi che andavano e che si accaparravano i prodotti migliori erano quegli ortolani del centro storico, insomma la parte un pochino più ricca, più benestante, mentre rimanevano un pochino le ultime cose che se le accaparrava appunto la mora. E i capirotti, nei ricordi dei sanfredianini di quell'epoca, erano una cosa dolcissima, proprio lo mettevano sul pane il capirotto. E quindi vi rendete conto come possono cambiare le cose, soprattutto qual è il significato vero poi anche di certi termini. Continueremo a giocare esplorando naturalmente quello che è il vostro libro.